Stavo dormendo e non gli avessi mai detto, mi ha detto, beh, allora si svegli e cominci a prepararsi. Io mi ricordo che una volta c'è un episodio molto bello che nell'82 in Spagna c'era una partita alla sera Brasile-Scozia e io sono andato a casa e ho detto ai miei non passate nessuna telefonata perché mi siedo in poltrona a vedere questa partita. E mi ricordo che dopo appena iniziata la partita suona il telefono e dice Casagnelli e allora dice l'avvocato ha detto se può venire a vedere la partita con lui a casa. Io ho detto no ma guarda si è cominciata e il segretario disse ma lei dice di no all'avvocato, dico no, 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 vengo subito. Una volta ricordo che l'avvocato mi telefonò al mattino presto con le sue telefonate leggendarie all'alba che magari i grandi manager Fiat sospiravano tutta la vita senza mai riceverle, no? Voleva sapere notizie su Zico, c'era in arrivo Zico in Italia. Mi poi mi aveva scambiato per un esperto di calcio, io non lo so, non lo ero assolutamente. E a un certo punto gli dissi, guardi, io devo portare il bambino a scuola e sono in ritardo. Se lui dice che ha tardato perché suo papà era al telefono con Gianni Agnelli, la maestra gli dice di non dire cretinate e bugie e lo sbatte fuori. Dico. Diciamo che l'abbiamo preso per un pezzo di pane. Diciamo che ci abbiamo aggiunto molto caviale, ma se l'è meritato. È che purtroppo oggi in Italia lei insegna che hanno tutti fretta, non danno tempo ai giocatori di ambientarsi. Se lei ricorda che Platini aveva avuto 3 mesi per ambientarsi, Perché c'era male, aveva male e poi trovare anche la posizione, perché sì, ma lui è stato molto Platini. intelligente Platini, perché lui partiva da lontano, piano piano aumentava i metri. Poi c'aveva una cosa, Platini, che nessuno gli faceva mai un fallo, Vero? perché dava la palla via prima. Infatti. Quelli che pigliano i falli sono quelli che aspettano. L'avvocato mi ha sempre voluto bene, mi ha voluto la Juve, mi ha voluto che io rimanesse, non ha voluto che io partisse e ha voluto che io lavoro della Juve dopo quando ho smesso di giocare a pallone. Dunque mi ha sempre considerato come qualcuno che voleva bene. Beh, Michel Platini penso che sia stato forse l'ultimo che lui ha, l'unico amato, ma ha apprezzato perché tra l'altro ha fatto delle grandi cose. Io penso che sia stato, non so, ha fatto quello che ha più entusiasmato di tutti i giocatori che ha giocato nella Juventus sia stato lui. Posso raccontare un dettaglio curioso di Platini e l'avvocato. Il Platini già a riposo, che ha chiuso, no? Si trova a Parigi, c'è la Coppa del Mondo di rugby da quelle parti. L'avvocato gli telefona e dice portami al rugby e raccontamelo. Platini, col quale aveva sviluppato una bellissima sodalizio, più che amicizia, conoscenza, extra calcio, sia ben chiaro, gastronomica e enologica più che altro. Mi raccontò che lui vide una partita di rugby di cui capiva pochissimo e inventò letteralmente le fasi di gioco. Perché ha fischiato l'arbitro? E lui non voleva farsi trovare sprovveduto. E diceva perché c'è quello lì fuori gioco? Ma l'avvocato aveva la semplicità di un grandissimo personaggio, aveva la classe nata, la classe nata di una grande persona intelligentissima. E dopo io lo ringrazierò perché mi ha dato la libertà di dire stupidaggini alla televisione, la libertà di fare tante cose perché mi ha portato tante cose, dall'essere
dai risultati alla Juve, ai soldi di questa Juve, alla libertà di organizzare la mia vita come volevo, e dunque lo ringrazierò sempre, Lui è stato... È difficile di dire è stato un umano, perché viveva in elicottero, dunque, e non viveva con noi sulla terra, ma era un personaggio carismatico, emblematico, simpatico, grande personaggio. Ma la più grande qualità era la semplicità, e mi ha colpito molto. Io i derby li andavo a vedere il meno possibile, perché sempre è stata la partita che mi dava meno piacere vincere e più dispiacere perdere, quindi preferivo fare a meno di vedere. In realtà l'avvocato voleva bene al Torino, sicuramente Gianni Agnelli ha aiutato molto il Torino, con consigli, con disponibilità di personaggi in qualche modo a lui legati. Il suo problema era solo che non si sapesse, che lo si sussurrasse non poteva impedirlo, ma che lo si sapesse. Probabilmente io arrivo a pensare che abbia dato anche dei soldi al Torino, ecco. Cercando in compenso di portargli via, sua missione che mi fece, due giocatori, Meroni e Dennis Lowe, ecco. No, bella.